Era prerogativa in Europa solo della casata inglese e della casata borbonica. Il grifone, che è un animale mitologico, che è un leone alato, in araldica è un animale che assume in sé tutte le caratteristiche positive: la forza, la lungimiranza, la veggenza, insomma la capacità di governare. E il grifone con le gambe contorna il gonfalone nella parte inferiore, poi sotto con gli artigli abbianca un agnello. L'agnello in araldica è il simbolo del popolo. In questo, virgolette, bellissimo stemma nobiliare, chiuse le virgolette, ci sta un piccolo dettaglio che i massoni, dei quali Raimondo di Sangro faceva parte, non spiegano chi ha stabilito che tu si grifone su un agnello. Per un dettaglio di poco conto così, Socrate, VI secolo a.C., mandò a fanculo Platone, che scrisse il De Repubblica per salvare la vita a Socrate, smerdiando il sistema democratico e vagheggiando un sistema politico oligarchico, dove i migliori erano i filosofi. Socrate mandò a fanculo Platone dicendogli: chi ha stabilito che i filosofi sono i migliori? Il migliore, con tutti i suoi difetti, è il popolo. Quindi tutt'al più è l'agnello che deve sollevare il grifone, non il grifone che deve sollevare l'agnello per trasmettergli un poco della sua lungimiranza, della sua veggenza, della sua potenza. E Napoli, prima di essere una città borbonica, una città massonica, è una città greca. Socrate, mandare a fanculo a Platone, lo difendeva per salvargli la vita, e all'esito del libro di Platone la condanna a morte di Socrate fu commutata o in esilio oppure in suicidio, e Socrate, che è un uomo che teneva in palla, preferì all'onda del suicidio di togliersi la vita con le sue stesse mani bevendo la cicuta. Punti a capo.